in Florida, Palm Beach, per la 31esima edizione di Cavallino Classic, l'evento top al mondo per il collezionismo Ferrari. Qui sono veramente riunite le Ferrari più belle del mondo e tra l'altro proprio quest'anno, in occasione del 75esimo anniversario della Casa del Cavallino, sono schierate un modello per anno di produzione. Quindi a partire da questa primissima Ferrari 166 1947 per arrivare alle ultimissime Ferrari che Ferrari Nord America ha voluto portare proprio in esposizione. Tra l'altro questa vettura è storicamente importantissima perché il blocco motore è punzonato 1946, quindi si suppone che questa fosse veramente una vettura che utilizzava uno ancora dei motori della 125. Qui sempre un'altra 166, ma a questo punto si capisce che Ferrari ebbe l'intuizione che le sue vetture erano sicuramente perfette dal punto di vista meccanico e dal punto di vista proprio anche del motore, ma forse sull'estetica potevano lasciare un po' a desiderare. Ecco che a questo punto, proprio da quella 166 del 1949, Enzo Ferrari ha l'intuizione di rivolgersi a un grande carrozziere, in quel caso Carlo Felice Bianchi Anderloni. Qui si racconta la storia del Cavallino con vetture straordinarie come davanti a noi, una delle ultimissime, la Ferrari SP Monza, e si arriva anche a celebrare il 60esimo anniversario di una Ferrari in assoluto considerata il santo graal per il collezionismo, che è la Ferrari 250 GTO. E dopo 30 anni il Cavallino Classic ha una grandissima novità, perché la gestione e l'organizzazione è stata presa da una società italiana, Canossa Events, con il chairman Luigi Orlandini. Sì, dopo l'acquisizione di Cavallino da parte di Canossa Events, questa è la prima edizione che organizziamo direttamente, dopo aver unito i due team, quello storico di Cavallino, che organizza questo evento dal 1992, e quello di Canossa in Italia. È una edizione speciale questa, sia perché è la nostra prima, ma anche perché celebriamo i 75 anni della Ferrari. In totale abbiamo 147 auto sul field, in questo posto meraviglioso che è il The Breakers Hotel in Palm Beach. Abbiamo macchine veramente bellissime, compresa la Monza che ha vinto il Best of the Best lo scorso anno, macchina che ha vinto il Best of Show di Cavallino e poi è stata premiata come la più bella del mondo. Le vetture iscritte al Cavallino Classic sono in assoluto le Ferrari più belle del mondo ed è altissima la qualità dei restauri, come ci racconta uno dei grandi restauratori di Ferrari, Luigino Tomasin della Quality Cars. Questa qui è la 400 SA Super America, che stava SA stava per Super America. Era una macchina, diciamo, fatta per il mercato americano, nei dettagli e nella finitura. La qualità dei restauri in America è pazzesca, un livello di finitura, di qualità altissimo e poi di ripresa esattamente della maniera in cui venivano fatte all'epoca. Lo stesso colore, stesso sistema, la vernice old, non quelle nuove, la maniera esattamente nei dettagli, la cromatura, la finitura dei cromi. La macchina è restaurata incredibilmente originale. Poi l'interno, la pelle, se vediamo, la vettura è fantastica. Ha una pelle esattamente che riprende i difetti dell'epoca, se si vogliono dire così. Ha le valigie originali, 7 valigie come in origine. Poi, come potete vedere, anche l'interno del vano motore è fatto esattamente, curato nei minimi dettagli. Questo tipo di antirombo, antisasso, esattamente come una volta, non quello moderno. La batteria lo stesso con i piombi esterni. Ogni dettaglio è curato nel minimo, l'emblema Pirelli sui tubi, esattamente il servofreno con il nome, dettagliatissima, è incredibile, una macchina curata benissimo.